Nome: Daniel, Sara, Gianmarco, Alice, Alessio, Anika, Tada. Raccontaci qualcosa su Praga. Una bellissima città, mi ha colpito la piazza della città vecchia perché c'erano vari stili architettonici. Monaco: molto affollata, piena di gente. Monaco è esattamente come la si immagina, piena di storia, allegria e cordialità. Praga in una parola: Magico. Una perla. Monaco in una parola: Guten Tag. Monaco in una grossa frutta. Che nomi complessi. Come è andato il viaggio? Il viaggio è andato alla grande, ridendo, scherzando, suonando e anche cantando. Cioè a carte a parlare con i professori. Cosa stai dicendo? Magari le prime 2-3 ore sono andate così. Date un po' lì. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. One day my father, he told me something. Spero di incontrare Ulisse nel mio viaggio e saluto Piero e Umberto Angelo. Stiamo andando a visitare il centro tre di Praga. Mesi. Abbiamo una guida. Siamo dello spazio. Si chiama Andrea. È una guida che parlerà italiano. Poi lo per... Buongiorno, benvenuti. Avete preferito il cimitero ebraico antico o quello nuovo? Io ho preferito il cimitero antico, soprattutto perché ha un carattere molto cupo. Questo è dovuto al fatto che precedentemente era l'unico cimitero per ebrei della... anche più di 12.000 lapidi ammassate una sopra l'altra. Una curiosità molto interessante è la storia del golem. Raccontaci un po' questa leggenda. La leggenda del golem narra di un rabbino che per difendere il popolo ebraico decide di costruire con le proprie mani un golem pietato verso tutti coloro che cercavano di fare del male al popolo ebraico. Io invece ho preferito il nuovo. Le lapidi sono meno rovinate e disposte in file parallele, diversamente da quello antico. I maschi, inoltre, devono indossare la kippa, il tipico cappellino ebraico. Mentre noi mettiamo i fiori solitamente per ricordare i defunti, loro utilizzano o delle pietrine oppure anche delle monetine. Preferito soprattutto per un motivo. È situata la tomba dell'autore Franz Kafka. Kafka è nato e vissuto a Praga, e frequentava caffè, circoli letterari, si è ispirato molto a questa città. Parliamo un po' dell'organizzazione di questo viaggio. Diciamo che l'idea di questo viaggio molto impegnativo è proprio venuta da uno di loro. Questi ragazzi sono un vulcano di idee. Un tassello alla volta abbiamo costruito insieme questo percorso. Inizialmente due gruppi che non si conoscevano quasi. Praga è impregnata di storia. Guardatevi bene attorno, perché ogni angolo ha qualcosa da raccontare. Due ragazzi, Jan Palachian, Giovanni e Jan Zaizi, sono bruciati in piazza Venceslao come protesto contro l'arrivo dei carri armati. Ma noi siamo stati troppo piccoli per cambiare la storia europea. Quando la guida parlava di cittadini a Praga, usava sempre noi. Mi ha molto questo senso di patriottismo. Raccontateci un po' di questa seconda giornata. A me personalmente è piaciuto il castello di Praga. Fraski Hag. Mettila. C'erano tantissime armature di cavalieri, spade, vestiti e oggetti di ogni genere. Entrando al suo interno, ritornami nel Medioevo. Ed io.
Io ho apprezzato in particolare il percorso successivo alla visita del castello. Abbiamo attraversato il Vicolo d'Oro, una piccola via piena di botteghe artigianali con i muri tutti colorati. Bello! Ogni città del mondo conserva al suo interno un fascino segreto che si rivela al turista solo nel momento in cui decide di aprire gli occhi. Nome? Giuseppe. E ti è piaciuto il giro in battello? Sì, il giro. Cos'hai mangiato? Di tutto. Sono importantissimi per incontrare altre culture e poter sperimentare sul campo altre lingue. Ogni metro vi parla di nazismo, Berlino ogni metro vi parla di nazismo. Non sono cose del 45, sono cose dell'altro ieri, di ieri, di oggi. Il tedesco non viene educato a dire che non lo sapevo, che non ho visto, che non ho capito. Viene educato a dire che è colpa mia e solo mia. D'altronde è l'unico paese al mondo che ammette i propri peccati, perché c'è andato a predicare in Russia, in Russia, in Cambogia, in Libia. E dopo la visita da Cao vi siete spostati a Monaco, giusto? Sì. C'erano davvero molte cose da visitare e per questo i professori hanno optato per quelle più belle e interessanti. Differenze tra Monaco e Praga. L'ambiente di Monaco è meno poetico rispetto a quello di Praga, ma è più moderno. Ovviamente siete stati anche nella Marine Class. Certamente. E cosa ti è piaciuto mangiare? Salsiccia, cavoli. Non poteva mancare il pranzo allo Brahaus. All'Hofbräuhaus, 24 febbraio del 1920, Hitler tenne il suo primo discorso. Qui i nazisti si facevano conoscere al mondo tra birre e proclami. Ciò che fai per il popolo e per la patria è sempre giusto. L'ambiente è così gioioso, così accogliente, che è strano pensare che una delle più grandi follie del genere umano sia iniziata proprio qui dentro. La visita più interessante. Il Deutsches Museum. No, semmai il Deutsches Museum. Peccato che era davvero davvero enorme ed era impossibile visitarlo tutto.
Considero questa esperienza totalmente educativa, un momento veramente di crescita personale. Queste esperienze si devono essere riproposte anno per anno perché servono tantissimo a tutti i ragazzi.